che ha ucciso la democrazia, non solo le decisioni di politiche neoliberiste europee e internazionali, gli stessi partiti, ma li vogliamo tirare fuori questi partiti? Il sistema dei partiti ha distrutto la democrazia perché essi stessi hanno rinunciato al ruolo per il quale sono nati. I partiti politici sono nati come garanti della democrazia. Peccato che poi abbiamo fatto politiche di occupazione militare delle istituzioni democratiche, degli enti pubblici, della sanità, della scuola e così via, per cui lì è defunta la democrazia. Quindi partiti, il sistema dei partiti che ha decisamente fallito, va rimesso in discussione. Se no noi continueremo oggi a chiederci chi ha ucciso la democrazia. Il fatto che siamo privi di uno strumento democratico e che la nostra società, sia quella italiana che quella sarda, professore, noi facciamo la differenza, è che le nostre società siano prive di uno strumento democratico come le leggi elettorali. Per cui se è tremenda la legge elettorale italiana, è stato detto e sottolineato anche da lei, quella sarda non scherza. Per cui oggi la società sarda è stata privata di uno strumento di rappresentanza che fa spavento. Se andiamo a vedere, attenzione, è una legge che voglio sottolinearlo, è stata studiata esattamente come quella italiana per la conservazione del potere, nel senso che chi oggi il potere si è fatto delle leggi funzionali alla conservazione del proprio potere. In Sardegna, strano a dirsi, il 51% della società è rappresentata dalle donne, abbiamo un consiglio regionale dove su 60 individui, che sono anche brutti da vedere da un punto di vista etnografico, solo 4 sono le donne, solo 4. Precedente legislatura, quando i consiglieri regionali erano 80 ed eravamo 80 perché anch'io ero là dentro, quando io guardavo mi spaventavo, come tutte le volte che ero lì, cioè 2-3 volte alla settimana, e vedevo questo spettacolo del consiglio, poi ero in alto a sinistra, quindi vedevo davvero tutti, li vedevo, eravamo 7 donne su 80, di cui 3 elette con il passate con il listino del presidente. E attenzione, alle donne si chiede poi di essere funzionali ai bisogni, ai diktat delle segreterie, dei partiti che sono totalmente gestiti di nome. Per cui anche il problema adesso dell'ultimo provvedimento passato con grossi sacrifici in campagna elettorale, per cui si riconosce la doppia preferenza, ma non scherziamo. A chi serve? Serve al bipolarismo italiano, per cui le donne che rientrano nei partiti che fanno parte di due schieramenti italiani hanno qualche chance. Ma vogliamo parlare delle minoranze politiche che fanno parte della cultura della storia sarda? Tutto sardismo, l'indipendentismo, che fa parte della nostra storia e nessuno ce lo può levare questo. Ebbene, sono discriminati e se vogliono ambire a entrare nelle istituzioni devono per forza piegarsi a quelli che sono, le regole di un bipolarismo italiano che va contro la nostra natura. E poi bipolarismo si fa per dire, io la considero più malattia della politica che malattia psichiatrica associata alla schizofrenia, perché poi gli stiamo avendo i poteri prude. Però non, allora questo mi è sfuggito il concetto, però non si sposa con la nostra vocazione. Le leggi che vengono fatte in Sardegna devono essere fatte per i sardi e noi non possiamo più accettare che i consigli regionali e Parlamento italiano facciano cattive leggi oppure leggi così così, perché sono istituzioni predisposte a fare buone leggi. Noi oggi come oggi ci stiamo avvicinando, siamo a ridosso delle nuove elezioni, sia politiche, siamo privi di strumenti e questo è il frutto avvelenato
di una democrazia defunta non da oggi. A livello internazionale, la finanza internazionale che cosa ha deciso? Ha deciso che era utile mettere mano alle costituzioni democratiche. L'Italia c'è cascata in pieno perché sia nata l'Italia più serva che mai. Scusatemi, è un po' tardi e uso termini di sintesi. Altri stati europei ci sono cascati di meno, però la finanza internazionale diceva: mettete mano alle costituzioni democratiche per restringere gli spazi democratici ai cittadini, perché questi possono ribellarsi rispetto a quello che si sta prospettando di grandi crisi economiche e sociali a livello mondiale. Quindi bisogna ingabbiare il cittadino, restringergli lo spazio democratico, e se poi non fa da bravo arriva la depressione. Quindi c'è il messaggio, è quello della repressione che si sta preannunciando attraverso l'uccisione della democrazia. Per cui io vorrei dire anche, c'è stato il G7 a Milano, di recente, il G7 sulla sanità, bontà loro, e in un meeting mondiale la nostra ministra della salute è andata a parlare dell'abuso degli antibiotici. Ma abbiate pazienza, lì si fa politica, dell'abuso degli antibiotici. E che era un messaggio schietto: smettetela di usare farmaci perché la sanità costa troppo. Si sono accorti a un certo punto, e vi chiudo, che dalla sanità pubblica e dalla scuola pubblica non si produce profitto, non cresce il PIL. Allora dico, no, questo è un errore, com'è che ci sono sfuggiti questi sistemi pubblici? Abbiamo verso la privatizzazione. Ecco perché adesso in Parlamento stanno anche discutendo della legge di bilancio che vede un taglio netto alla sanità pubblica, per cui hanno colpito la sanità territoriale, i medici di famiglia mani legate non sono più liberi di svolgere la professione secondo scienza e coscienza, l'obiettivo non è più la salute del cittadino ma sono le casse dello Stato. Vengono chiusi gli ospedali, in Sardegna stanno chiudendo gli ospedali nei territori e nelle grandi città, che vuol dire privatizzazione. Adesso poi stanno colpendo in modo mirato i medici ospedalieri. Io sono medico e non sono ospedaliera, però devo dire che i miei colleghi ospedalieri hanno una sorta di aristocrazia, per cui sono scesi poco in piazza, perché sono ricattabili. Perché se scendono davvero in piazza non possono più mettere piede all'interno degli ospedali che sono gestiti con aziende private. E con questo chiudo. Vorrei dire che il problema della democrazia è un problema spaventoso che ci sta prospettando un futuro veramente molto molto preoccupante. Grazie. Grazie Claudia.